uno schema da calcio d'angolo ben riuscito da cui scaturisce la rete di Russo e quanto basta al team Altamura per aggiudicarsi il derby della Murgia contro il Gravina. 3 punti d'oro per i ragazzi di Mister Monticciolo che festeggiano così il 5º risultato utile consecutivo. Esordio amaro dall'altra parte per il tecnico De Candia, ma le occasioni per la sua squadra non sono mancate. Andiamo con ordine. Il primo tempo stenta a decollare, i ritmi sono alti, ma entrambe le compagini non concedono nulla all'avversario. Da segnalare al decimo un piccolo pasticcio proprio di Russo, che non si intende con Donini ed effettua un retropassaggio che termina di poco fuori dallo specchio di porta. Brividi e calcio d'angolo regalato. Lo stesso difensore al 33esimo si fa perdonare raccogliendo l'ottimo assist da corner di Logoluso e siglando la rete del vantaggio del team Altamura. Un gol celebrato con tutti i compagni, compresi quelli in panchina. Il Gravina non si scompone al 42esimo, prova a rendersi pericoloso sempre sul calcio d'angolo, ma sotto porta da dabbo di testa, non inquadra lo specchio. Il primo tempo si chiude 1-0 per i padroni di casa. La ripresa è subito nel segno di un team Altamura alla ricerca del raddoppio. Dopo 2 minuti la punizione di Guadalupi è decisamente troppo alta. Lo stesso capitano biancorosso al 5º si ripete con una conclusione dal limite, ma anche in questo caso la traiettoria sorvola la traversa. I ragazzi di Mister Monticciolo sfiorano la seconda rete all'8º, percussione di Fedel sull'out di destra, palla per Tedesco che prova ad arrivarci con la punta, impatto impreciso e pallone sul fondo. Il match scivola via senza troppe emozioni. Dopo la mezz'ora, portieri protagonisti. Al 32esimo, Vicino, in uscita precisa, anticipa la cavalcata di Spano verso la porta. Intervento simile al 36esimo per Donini, abile ad anticipare in 2 tempi lo spunto di Jonai. Per il Gravina, la vera occasione per il pareggio arriva al 43esimo, cross in aria sul quale si avventa Gini di testa, ma l'attaccante manca incredibilmente l'appuntamento con il gol e l'azione sfuma. Nel finale l'Altamura amministra i minuti restanti e al 49esimo in contropiede Lorenzo non finalizza l'ottima ripartenza con un tiro telefonato per Vicino. Triplice fischio e vittoria per i padroni di casa che restano agganciati al treno playoff. Per Mister De Candia c'è ancora tanto lavoro da fare per un Gravina che spera quantomeno di evitare la retrocessione diretta.